Prima mi chiedevi di mostrarti una delle mie realizzazioni. Ho scelto questa, una delle tante, insomma, che però dà il senso di quello che io faccio e creo. Si chiama in realtà Eros e Thanatos. È stata creata in due momenti diversi, che sono due opere diverse. Quindi la prima è un po' Thanatos. E sono tutti questi colori del nero con questo cuore di pietra e come vedete sono tutte parti che diciamo anche circondano un remo e però poi l'ho associata a quest'altra che invece è Eros e quello che mi colpisce, no? Che quello che si trova sulla spiaggia, si trova di tutto come vedete, queste reti sono reti che servono per la cultura dei mitili, delle cozze lungo il mare Mediterraneo, varie palle, varie parti di rete. Ho trovato, prima era chiuso in realtà, questa carota che però, come vedete, è un dildo. Ora, ecco, vedete qui. Tutto si butta. E tutto questo poi è associato, come vedete, anche a una mano, no? Nel senso, appunto, tutto il piacere legato a una masturbazione. Questo dà il senso di quanto possiamo, appunto, attraverso questo oggetto, sia vedere quanta lotta dobbiamo fare dell'inquinamento e quindi non buttiamo niente a mare che tutto poi ci ritorna e dobbiamo poi dopo capire come disinquinare la spiaggia. E dall'altra però vediamo anche quanto la sessualità può essere imprigionata, come in fondo questo dildo in questa rete. Qualcuno è molto meravigliato quando viene a casa mia e vede tutte le mie creazioni, le mie opere d'arte. Perché io raccolgo quello che la gente chiama monnezza. C'è tutto quello che la società butta a mare e che il bar ributta sulla spiaggia. Gran parte è plastica, che è però una plastica talvolta modulata dagli elementi naturali, dal fuoco, dal sole, levigata dal mare, dal vento. E assemblo questo materiale trasformando in opere d'arte. Questo, per esempio, è uno degli oggetti che io ho mostrato. Sembra lava, trovato sulla riva del mare vicino a uno scarico di materiale di risulta, plastica. In realtà è plastica bruciata. Quest'altro, che ho denominato cratere marino. Cioè quanto, in qualche modo, la natura si riappropria di quello che poi l'uomo fa inquinando, che è un bidone di plastica, però che diventa di una bellezza straordinaria nel momento in cui no, la natura se ne prende possesso. Dopo la fine della mia seconda relazione affettiva, durata 18 anni, mi ero di nuovo innamorato di una persona. E questa persona scriveva poesie, io non so scrivere poesie, però desideravo in qualche modo fare qualcosa che fosse equivalente. E quindi cominciai appunto a aggregare, a assemblare questo materiale, qualche oggetto che mi colpiva per la forma particolare, per un colore particolare, per un materiale particolare. Ed era un modo per poter esprimere la mia creatività. Quindi come dire quanto l'innamoramento, insomma, no? Ebbe questa volta la funzione di rompere le gabbie in cui avevo coartato la mia creatività. Mi fa piacere anche mostrarti quest'altra, no? In realtà è molto misteriosa, se tu non la tocchi non riesci neanche bene a comprendere che cos'è madrepora, è una spugna, in realtà è una boa bruciata. Poi l'immagine che viene fuori è un po' un'immagine misteriosa che ha a che vedere anche con il genitale femminile. Un altro che invece vede una farfalla, che poi la farfallina è anche un modo in cui le bambine lo chiamano il proprio genitale. E infatti l'ho chiamata questa l'origine del mondo, riprendendo appunto tutto il discorso di Courbet, no? Che è quel bellissimo quadro che mostra appunto dando questa forte immagine di un genitale femminile. Il tema che scelsi per la mostra era gender role, gender cage, sense of rounding.
ruoli di genere, gabbie di genere dintorni. E nella scelta del titolo comprese anche che quello che in qualche modo finora non avevo compreso, il legame tra la mia attività scientifica, aveva un equivalente nella mia attività artistica, perché come andavo a studiare le persone ai margini, al limite, i fommanelli napoletani, dando dignità a questa soggettività scientifica e facendola un po' riemergere dal punto di vista della ricerca antropologica. E così io davo dignità alla monnezza, agli oggetti di rifiuto, di scarto, trasformando in opera d'arte. Pesa molto quest'opera. E in realtà si chiama Il sostenibile peso dei sentimenti. Ed è un... c'è un po' di tutto, insomma, qualcosa che ha a che vedere con l'identità, con parti di corpi femminili promessi in qualche modo in una rete, e poi tutto questo pietre, che sono tutti i ricordi, le memorie, i pensieri che ci portiamo, che appunto danno il peso ai sentimenti che hanno legato la nostra vita a quelle di altre persone. Poi ho continuato appunto presentando opere alla Biennale d'Arte Contemporanea a Salerno, e appunto vincendo il secondo premio dell'arte ecosostenibile, e poi anche facendo poi una mostra a Cuba, no, al centro di diretto Maria da Castro, dove appunto c'è un grosso interesse per quello che noi chiamiamo arte ecosostenibile, cioè in che modo sostenere attraverso l'arte la lotta contro l'inquinamento della plastica. In fondo la mia è una denuncia, perché mostrare che la stessa plastica che inquina il Mediterraneo inquina l'Atlantico, la troviamo e l'ho trovata appunto sulle coste del Portogallo, o la troviamo anche nei Caraibi o sulle coste del Messico. La cosa bella della vita è che ti offre sempre opportunità se tu sei disposto a coglierle. Nella vita ho scoperto che anche il modo di amare può cambiare. Cioè potrei scoprire che poi ci si può innamorare, quando ci si innamora tutto cambia, anche il modo di vivere la sessualità, vivere la relazione, essere con l'altro. L'amore che cambia in fondo è la vita che ci pone sempre di fronte a nuove sfide, che noi cambiamo sempre. Pantarei, diceva qualcuno, insomma, no? Non siamo mai gli stessi. E qualunque esperienza ci cambia, e qualunque esperienza amorosa ci può cambiare, purché siamo disposti a non irrigidirci in prigioni che ci hanno tenuto per tanto tempo bloccati, ma poter attraverso la forza vivificante dell'amore scoprire noi stessi in un processo di crescita continua. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.